C'è stata la grande stagione del dopoguerra, con la costruzione dell'Unione Europea, nata anche come rifiuto della guerra. Oggi invece il rifiuto della guerra e della violenza e l'esercizio di una cultura della pace sembrano essersi sbiaditi come il ricordo tragico della Seconda Guerra Mondiale. E ci ritroviamo una guerra nel cuore dell'Europa e una nel vicino Medio Oriente che nessuno sembra riuscire a fermare. Tutte le guerre sono prodotte da una cultura radicata, in una scia senza fine di dolori e di torti subiti da tutti. Perché si possa fermarle, si tratta sempre di liberare le coscienze imprigionate dai torti subiti, dal rancore e dall'odio. Coscienze incapaci di immaginare e costruire la pace, convinte dell'impossibilità del dialogo e del negoziato. Questo porta a credere che la vittoria militare fosse l'unica via d'uscita. È quello che accade sempre, con ogni guerra, anche oggi in Ucraina, in Yemen, a Gaza e ovunque. Serve allora passare dal linguaggio della violenza, della propaganda, della criminalizzazione, della giustizia di parte, della deformazione dell'altro, alla composizione della controversia attraverso il dialogo, promosso dall'attività diplomatica. Ogni guerra ha tre attori, le due parti in causa e il terzo attore che è la comunità internazionale, che ha il fondamentale compito di preparare il terreno, creare l'ambiente favorevole e maturare le convergenze che permettono la pace. Non si deve cercare chi ha ragione o indicare chi ha torto. In ogni posizione esiste una ragione. Occorre dialogare per trovare una soluzione che tuteli in maniera armoniosa gli interessi di ciascuna delle due parti in conflitto. E la comunità internazionale più vicina ai due conflitti alle porte del vecchio continente è proprio la nostra Europa, una realtà straordinaria ma che ha bisogno di un po' di manutenzione. È questo il cuore dell'intervento del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, protagonista di eccezione dell'incontro In piedi costruttori di pace, tenutosi ieri lunedì 22 luglio nell'ambito del quinto Festival delle Colline Mediterranee presso la tenuta dei Normanni di Salerno. L'incontro ha visto dialogare il presidente dei vescovi italiani, incaricato da Papa Francesco di dirigere una missione per contribuire alla pace in Ucraina e impegnato nella ricerca della negoziazione in tanti scenari di guerra, con Luciano Regolo, con direttore di Famiglia Cristiana, proprio sul tema ispirato alla celebre esortazione di Don Tonino Bello, In piedi costruttori di pace. E il cardinale Zuppi, in un breve dialogo con i giornalisti, ha proprio delineato il comportamento del costruttore di pace. Essere in quegli non è che uno l'inquietudine, cioè devo fare qualcosa. Basta guardare i bambini in Ucraina, basta guardare le mamme di quelli che non tornano più, le mogli di quelli che non tornano più, e dice forse sì, dobbiamo inquietarci un po', invece di girarci dall'altra parte o farci gli affari nostri. Se facciamo questo, ci metteremo a cercare qualche cosa. È un problema di compassione, un problema di non compassione nel senso vero del termine, cioè far nostro il dolore degli altri. E se facciamo questo, è certo che siamo inquieti, non dovremmo dormire con tutto un dolore così grande come c'è. L'esibizione del coro giovanile Il Calicanto ha aperto l'incontro, che ha vissuto anche un momento in ricordo di Matteo Marzano, fondatore dell'Onlus L'Abbraccio, recentemente scomparso, per il suo grande impegno sociale a favore degli ultimi, con la consegna di una targa alla moglie Tina Barra, e visto la consegna al cardinale Zuppi del premio Il Normanno, che ogni anno viene conferito dall'associazione culturale DOPO, promotrice del festival, ad illustri personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore della collettività in campo sociale, culturale, scientifico ed economico.